e vi prego di rimanere qui come cornice, perché entriamo nel primo, diciamo così, momento clou della serata e come sempre in questo caso ci pensa Giulio Castello a creare l'atmosfera adatta. Di grande spessore per andare subito a dare il pallone ad Erdeli, vedendo il vantaggio Biros di Anghial. Contro Del Lungo e c'è la parata di Marco Del Lungo di Molina. E si resta sul più tre. Nasce agonisticamente a Civitavecchia con la Cosernuoto per poi passare alla SNC Civitavecchia, con la quale esordisce in A2 e A1. Nel 2011 viene ceduto al Brescia, squadra con la quale nella massima serie si aggiudica ben 5 secondi posti negli ultimi 5 anni, una Coppa Italia nel 2012 e una Euro Cup nel 2016. Con la nazionale maggiore ottiene 2 quarti posti ai mondiali di Barcellona e Kazan, un bronzo agli europei di Budapest nel 2014 e un bronzo alle recenti Olimpiadi di Rio de Janeiro. Caimano d'oro 2017 per la pallanuoto Marco Del Lungo. Allora Marco, una grande emozione penso tornare qui a Civitavecchia con un riconoscimento dopo le imprese recenti alle Olimpiadi che ti hanno consacrato proprio come il numero uno del Sette Bello, il numero uno in Italia. Beh, diventare ancora numero uno è ancora una grande parola, però ci stiamo mettendo tutta, insomma. E queste ultime Olimpiadi sono state fondamentali soprattutto per il movimento pallanuotistico e ci hanno dato una grande scossa, perché noi italiani siamo veramente forti a livello pallanuoto, quindi dobbiamo creare molto più movimento sotto questo punto di vista e dobbiamo ancora credere nelle società e in tutti gli atleti che fanno questo sport. Ecco, io direi anche ancora un grande applauso per la semplicità e l'umiltà che contraddistingue i grandi campioni. Direi che Marco anche in questo, insomma, si sta distinguendo. Premia il Caimano d'oro 2017 per la pallanuoto il direttore generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, l'avvocato Vincenzo Cacciaglia. Allora, aspettiamo che si diradi qui la nebbia. C'è un po' di nebbia. No? Tu sei a Brescia, quindi ci sei abituato, diciamo così, a questa atmosfera. Buonasera. E ecco qua, pronta la premiazione per il Caimano d'oro a Marco Del Lungo.
Io rivolgo l'ultima domanda a Marco. Ecco, se dovessi, diciamo così, dare un messaggio a Civitavecchia, alla SNC, ma diciamo alla Coser, dove tu sei così cresciuto e dove hai iniziato a giocare oggi dall'alto della nazionale, da Brescia, insomma, dove hai avuto modo di fare altre esperienze a livello mondiale, quale sarebbe questo messaggio, insomma? Ma cercare un punto comune dove Civitavecchia può portare avanti un progetto sano, dove possa raccogliere più ragazzi possibili, e cercare una via comune che possa portare in qualsiasi ambito, sia pallanuotistico, natatorio, quello del nuoto sincronizzato, ai massimi livelli, insomma. Ecco, cosa invece hai portato da Civitavecchia con te in nazionale o nel tuo club? Forse il dialetto. Un applauso ancora a Marco De Lungo, grazie. Grazie. Allora, direi